Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, in vista di quella che è la sfida Heroes Garantito 87- che dovrebbe uscire sul gioco stasera, vi porto una tier list di quelle che sono tutte le carte che è possibile trovare all'interno di questa SBC. Le ho divise in categorie, per cui partiremo dai top, poi andremo a vedere i giocatori ottimi, gli utilizzabili e infine i flop, quelli praticamente da ricicare dentro le SBC. Detto questo, andiamo subito con i fenomeni. Per inaugurare la classifica dei top, assolutamente non potevo che inserire Yaya Touré, un giocatore totale, ovviamente nella posizione di mediano, sia singolo che a 2 e 4-4, è un colosso, 1,88 m, ha anche degli ottimi passaggi, si fa sentire anche quando si tratta di dover calciare, perché quel 90 di potenza tiro è tanta roba. Pecca leggermente in aggressività, ma vi assicuro che recupera tanto con la forza. Poi, nonostante quel 77 di lettura difensiva e quel 78 di intercettazioni, vi giuro che recupera qualsiasi cosa. Quindi, ovviamente, se trovate lui, dovete solo che sorridere. Così come dovete sorridere, secondo me, se trovate Al Owairan, un giocatore che è tremendamente sottovalutato al momento, in quanto può fare qualsiasi cosa, dalla D, dalle D al CC e la punta. Io addirittura lo utilizzo mezzala nel mio 4-3-2-1, quindi centrocampista più offensivo. Ed è ottimo perché è un 4-4, 1,84 m, è uno di quei pochi giocatori che al momento prende dei base speed boost, va via in velocità, infatti ha 95 di velocità scatto e 92 di accelerazione. Ha un ottimo tiro, nonostante quel 78 di potenza, un'ottima finalizzazione, dei passaggi discreti, è molto agile, reattivo, un'ottima resistenza, quindi allo Owairan, anche se magari volete comprarlo, visto che non costa tantissimo, io ve lo straconsiglio. Così come non posso che consigliarvi Claudio Marchisio, giocatore totale, alto alto il suo work rate, 1,80 m, 4 skill, 4 piede debole, completissimo sia per fare la mezzala che il centrocampista difensivo, ha anche un ottimo tiro, passaggi incredibili, paradossalmente ha delle stats migliori difensive di Yaya Touré, ma vi assicuro che rende meno per mille motivi, perché uno di questi è per esempio altezza e body type, pecca un po' in forza ma recupera in aggressività, giocatore totale, ovviamente il principino. Altro giocatore che per me appartiene ai top è Park Ji-sung. Alto alto il work rate anche per lui, pecca per quanto riguarda le mosse abilità, però recupera col 4 di piede debole. E questo qui io non lo giocherei tanto da esterno, proprio per il problema delle skill, ma è un'ottima mezzala, quindi un ottimo centrocampista anche a 2, con un giocatore più difensivo vicino, in quanto rapido, un buon tiro, ottimi passaggi, ottime le stats di dribbling, in particolare l'agilità e la reattività, ma anche quelle difensive, spicca in particolar modo l'86 di lettura difensiva. Certo, il 74 di forza unito al body type non l'aiuta in quanto è irruenza, però l'82 di aggressività diciamo che gli dà un po' una mano. E lui, anche un po' alla All Over Run, è molto sottovalutato al momento, quando per me è un ottimo giocatore. Poi passiamo alla categoria degli ottimi, e per inaugurare la categoria degli ottimi io vi metto Dirk Kuyt, un altro giocatore tremendamente sottovalutato, anche lui alto alto di work rate, pecca in mossa skill e piede debole perché è un 3-3. Però per me, giocato in un centrocampo a 3 o anche in questo caso con uno più difensivo vicino, può giocare a 2, è un'ottima hidden gem perché è veloce, un gran tiro, ottimi passaggi, ottime stats per quanto riguarda la reattività e l'agilità, quindi buoni movimenti con l'L2, pecca un po' in difesa, però in realtà neanche troppo perché ha 75 di lettura difensiva e 83 di aggressività. Quello che gli fa abbassare quell'attributo sono il contrasto in piedi, la scivolata e un po' le intercettazioni, però questo qui, se lo trovate, fidatevi, dategli un try perché ne rimarrete piacevolmente stupiti. Così come, ovviamente, non posso che inserire negli ottimi Ivan Ramiro Cordoba, difensore che l'anno scorso si è preso la scena anche a livello competitivo, quest'anno magari fa un po' più fatica per via del suo body type contro gli attaccanti meta grossi stile Haaland, eccetera, però, insomma, è un difensore di tutto rispetto, è veloce, ha dei buoni passaggi, 80 di agilità è tantissimo, statistiche difensive da top, 89 di aggressività, 84 di forza, magari potreste pensare anche di costruire un lato Serie A sfruttando lui, anche se vi ricordo che tutte le carte Heroes, quando le andate a mettere in squadra, vi giocano sempre al massimo di intesa. Altro giocatore tra gli ottimi, secondo me è Joe Cole, un 4-4 di tutto rispetto, 1,76 m, vi può fare le D, la D, il COC e la S, quindi tremendamente versatile, è veloce, ha un buon tiro, un buon passaggio, è agile, ha un'ottima resistenza. Io questo onestamente ve lo consiglio da esterno, ma anche da COC, volendo lo potete spostare anche in game da seconda punta perché il rendimento è assicurato.
Un'altra carta sorprendente è quella di Tetoshi Nakata, che è un po' come Okocha, che però ha più di overall, quindi non lo troveremo in questa tier list. Da quando non è più icona ma è diventato Heroes, sembra rigenerato. È un 4-4, pecca un po' per il workrate, però sta di tutto rispetto. È veloce, gran tiro, gran passaggi, agile, resistente, ovviamente pecca in difesa. Questo lo si può giocare sempre nel solito discorso, CC a 2 con uno più difensivo vicino, CC a 3 o anche volendo, perché no, una squadra un po' più umile o anche esotica da trequartista, i Tetoshi è meno meme di quello che sembra. Altro giocatore ottimo secondo me è Ljungberg, 1,75 m, 4-4, è veloce, pecca un po' in potenza tiro ma un'ottima finalizzazione, buoni passaggi, buona l'agilità, ottima la resistenza. Anche per Ljungberg secondo me un ottimo esterno, è anche versatile perché oltre all'esterno sinistro può fare anche l'esterno destro, quindi se vi serve un tappabuchi potete tranquillamente prenderlo sia sulla fascia sinistra che su quella destra. Tra gli ottimi ci metto anche il buon Brolin, anche se qua siamo a cavallo tra gli ottimi e gli utilizzabili, perché Brolin purtroppo appartiene alla categoria di quei giocatori agili che quest'anno non sono proprio il top. 4 skill e 3 piede debole, vuole ricordare un po' Ben Yedder, però rispetto al Ben Yedder di quest'anno secondo me, nonostante non abbia il 5 piede debole, è superiore perché è più rapido, ha un ottimo tiro, dei buoni passaggi, è molto agile. Con la resistenza siamo un po' al limite, però lui è veramente tanta roba se lo giocate in un attacco a due, magari con un attaccante un po' più fisico che spaventa un po' le difese e lui quindi si può muovere bene negli spazi che si vengono a creare. Rimanendo sempre a cavallo tra gli ottimi e gli utilizzabili, ma qua entriamo forse un po' più negli utilizzabili, abbiamo Govu, che è un 4-3, alto normale, 1,75 m, è praticamente il doppione di Brolin della Ligue 1, perché anche lui è molto veloce, ha un gran tiro, buoni passaggi, discretamente agile pure il buon Govu. Pecca anche qua un pochino per la resistenza, ma 90 minuti dovrebbe farseli senza problemi. Lui oltre alla punta può fare anche le D e la T e vi assicuro che può giocare anche da esterno in game, perché a correre corre, anche lui è uno dei pochi giocatori che effettivamente va via. E soprattutto la cosa che mi ha colpito di questa carta qui è la finalizzazione, perché veramente davanti la porta è implacabile. Rimanendo sempre nella schiera degli utilizzabili andiamo su Robbie Keane, che è un 4-4, 1,75 m. A me onestamente questa carta qua non ha mai convinto per via della sua scarsa agilità data dal body type che c'è in game. Però qualora lo dovesse trovare è assolutamente un attaccante utilizzabilissimo, che alle volte non fa rimpiangere giocatori ben più blasonati, visto che comunque parliamo di una carta che non costa neanche pochissimo se la volessimo acquistare sul mercato. Per rimanere negli utilizzabili abbiamo Landon Donovan, che è un 4-4, 1,73 m, può fare anche lui tanti ruoli, il COC, la T, la punta e l'esterno destro. Io onestamente lo consiglio più da esterno considerando lo scarsa potenza tiro, perché siamo al limite. Poi sull'agilità e la reattività abbiamo dei buoni parametri ma non eccelsi, però visto quell'85 di resistenza sull'esterno messo a correre secondo me fa il suo. Con Harry Kewell andiamo nella fascia un po' più bassa degli utilizzabili, perché qua abbiamo un giocatore 4-3, normale, 1,80 m, con un body type bello importante e nonostante abbia 69 di agilità, scusatemi, di forza, 86 di agilità e 84 di reattività, vi assicuro che in game mi è risultato un po' pesantino. Però almeno a correre corre, ha anche un discreto tiro, dei buoni passaggi, anche lui lo potete schierare trequartista, infatti probabilmente trequartista è il ruolo dove potrebbe rendervi meglio, anche se quel piede debole non è che mi fa impazzire, come giocatore per correre pure può fare tranquillamente il suo. Capdevila, qualora lo dobbiate trovare, anche lui è un giocatore utilizzabilissimo, è un terzino sinistro, 84 di velocità, può fare l'asa, buoni passaggi, si può pensare anche magari di spostare a centrocampo questo giocatore, viste anche le ottime stats difensive, pecca però un po' in forza e aggressività. Dudek, portiere, lo inseriamo negli utilizzabili, perché no? Smolarek, anche qua, è un giocatore sorprendente, perché lo vedete è un 3-3, quindi non è proprio le caratteristiche eccezionali per una punta, però può fare anche la T e la S e in game ha un body type particolare, molto mingherlino, nonostante quell'84 di forza si sente parecchio il 90 di agilità, è molto veloce, davanti la porta finalizza anche abbastanza bene nonostante l'82 di potenza tiro, buoni passaggi, quindi anche lui lo mettiamo nella fascia un po' più bassa dei giocatori utilizzabili. Così come mettiamo tra gli utilizzabili anche Dempsey, che è un giocatore a tutto tondo, 1,85 m, 4-4, abbastanza veloce, un buon tiro, buoni passaggi, discretamente agile, anche se quell'80 abbinato all'81 di forza e al suo body tap di 1,85 m non va aspettate che sia una trottola,
Però lui, impiegato secondo me a centrocampo a 3, con propensione un po' più offensiva, rende benissimo. Chiaramente lo dovete spostare perché può fare il CC e la S, e quindi di partenza non potete metterlo lì. Mosto voi, anche non è male, perché ha 4 skill e addirittura 5 di piede debole, può fare anche lui CC ed S, ma il suo ruolo è a 3 a centrocampo, abbastanza rapido, un buon tiro, ottimi passaggi, buoni parametri di dribbling, anche una discreta aggressività. Chiaramente pecca nelle stazze difensive, però se difendete manualmente vi può dare anche una mano. Solskjaer sempre negli utilizzabili, 3 di skill, 4 piede debole. Qui parliamo di una punta che non è che vi svolta la squadra, però qualora abbiate bisogno di un giocatore che è discretamente rapido, finalizza abbastanza bene, non si muove manco così male, se ve lo ritrovate, piuttosto che buttarlo subito in una SBC, potete pensare anche di utilizzarlo. Passando invece ai giocatori che ahimè sono la classica lose, la sconfitta, i fodder che butterete nell'SBC, partiamo con Campos, perché per quanto sia meme, purtroppo 1,70 m di portiere quest'anno, soprattutto si tiri da fuori d'esterno, non è becca mezza. Tinka Hill, 3 skill, 4 piede debole, anche per lui, insomma, né carne né pesce, uno che può fare tante cose, CC, COC, AT punta, ma purtroppo non ne fa bene mezza. Così come non ne fa bene mezza manco il buon Al Jaber, 1,77 m, 3-3, purtroppo abbastanza inutilizzabile, visto che può fare o la punta o la T. Potreste pensare di metterlo a correre, perché almeno a correre dovrebbe correre, ma non si gira, 78 di agilità, 3 skill, quindi neanche a dire potete fare chissà che, onestamente lo eviterei. Raga, per questo video è tutto, a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, vi ricordo che in descrizione trovate i link, soprattutto la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. Fatemi sapere nei commenti chi vorreste trovare, se vedete dopo l'uscita della SBC questo video, chi avete trovato. Un saluto dal vostro Liberoschi, ciao!